Ci troviamo al Giglio di Veroli in provincia di Frosinone, da amici ormai della nostra trasmissione, perché il locale prescelto anche stavolta è la trattoria pizzeria La Forchetta Ciociara, e l'ospite di oggi è Anna Maria Zeppieri. Benvenuta Alessandro. Grazie Anna Maria, con grande piacere torniamo qui da voi, perché insomma devo dire la verità, si respira l'aria della ciociaria con i piatti tipici della nostra terra. Voi siete prevalentemente pizzeria, però nel fine settimana è possibile degustare anche degli ottimi primi, e durante invece tutta la settimana anche la carne alla griglia, quindi siete anche griglieria. Ma io vorrei iniziare subito con l'antipasto di oggi. Che cosa ha preparato per noi di buono lo chef che adesso conosciamo anche? Iniziamo con una ottima minestra con il pane sotto. Grazie a Claudio Bottoni e al nostro Gian Antonio, che ha preparato questo piatto della tradizione, addirittura dell'antichità. Gian Antonio, tu hai rispettato proprio la ricetta alla lettera. Come l'hai preparata questa minestra? Allora, questa è una minestra molto povera, è una minestra che veniva fatta nell'antichità dagli antichi ciociari. Si parla di foglie di cavolo nero e della verza con un soffritto di carote, sedano e cipolla. Praticamente è una zuppa che veniva mangiata dagli antichi ciociari, perché era una zuppa molto povera, essendo che il pane, comunque tenendolo troppo tempo nella dispensa, diventava pane duro, raffermo. L'unico modo per poi non sprecarlo, quindi per evitare tanti sprechi, perché prima si lavorava tanto però si guadagnava poco, per evitare di spendere soldi, il pane veniva consumato tutto. Infatti si dice anche, diciamo, se il pane si butta è peccato. E quindi viene messo questo pane sotto, praticamente al pane, diciamo, raffermo. Pane raffermo, quindi pane molto duro sotto, e sopra viene versata questa minestra con tutte le verdure, in modo che il pane si ammorbidisca affinché possa diventare anche un pasto completo. Perché noi adesso ci facciamo un antipasto, stiamo degustando un antipasto, però nell'antichità era proprio un pasto completo, anche un pasto che si serviva nelle feste ciociare.